Cominciamo subito, proprio per dare spazio al dibattito subito dopo. L'assessore Taglialatena ci ha fatto il gran piacere di venire qui. Lui è un assessore che, insomma, conosce il valore delle aree interne, lo dimostra in ogni occasione, non è la prima volta che viene qui a Leviano. Un politico di razza, un politico che per questo, oserei dire, guida la regione in un settore chiave come l'urbanistica. Un politico che, insomma, agisce perfettamente anche in coppia con un grande tecnico, che è invece Edoardo Cosenza, anche lui di casa qui, anche lui spesso presente nel dibattito lufitano, oserei dire, con la sua delega specifica sul genio civile, sulla protezione civile. E quindi, insomma, entrambi rappresentano una coppia d'oro del nostro governo regionale. Anche per questo Europa Popolare, che in questo momento è qui rappresentata da Raffaella Manduzio, valente presidente e animatrice, ha deciso di partire da loro per una sessione primaverile, ma io credo annuale, direi, di convegnistica di varia natura, una convegnistica che alternerà momenti di grande impatto amministrativo, oserei dire, come questo, a momenti più spiccatamente politologici. Non dico molto altro sul ruolo popolare, perché sarà lei sicuramente a farlo nel migliore dei modi. E devo però spiegare più nel dettaglio il perché di questo incontro sul piano casa, perché partire, perché cominciare proprio dal piano da casa. Intanto perché il tema è uno dei temi su cui abbiamo più da dire, perché il piano casa ha completato il suo iter sostanzialmente, è stato approvato a gennaio, già nella fase attuativa, ed è una fase questa in cui è crescente l'interesse ed è crescente la positività e la rivedibilità di risultati concreti anche e soprattutto nelle aree interne, come dirà bene anche Giovanni Fortunato, che ci fa il piacere di essere qui con noi dalla lontana ma bella Policastro. E quindi le aree interne potranno trarre un grande beneficio da questo piano casa. Il piano casa è il vero piano di rilancio occupazionale di ogni amministrazione che si rispetti. In Italia il piano casa e per eccellenza il piano Fanfani, tanto per dirne una. Quindi una tematica che ne apre e ne contiene altre, su tutte, quello del lavoro, quello dello sviluppo di queste zone, che insomma davvero tanto ne hanno tanto bisogno, perché se ovunque la coperta è corta, qui si può dire che siamo oggettivamente proprio al gelo. Non mi dilungo oltre e naturalmente passo subito la parola a Tonino Santosusso, che è un po' il sollecitatore vero di questo incontro, perché da presidente provinciale del Collegio dei Geometri non è nuovo a questo tipo di iniziative, e naturalmente Ariane Sedoc mi ha sollecitato più volte con forza a un'iniziativa di questo tipo e noi immediatamente abbiamo risposto sì, e posso dire tranquillamente in forza. C'è qualche defezione, ma ampiamente giustificata, perché l'assessore Cosenza è purtroppo febbricitante, per la verità anche l'assessore Taglialatena qua sintomo, insomma, noi ci ha tenuto comunque a venire a salutarci, e qualche collega irpino, qualche consigliere regionale irpino ad Avellino con il presidente Sibiglia per un incontro di grande rilievo istituzionale con l'assessore Vetrella sullo sviluppo e sui trasporti. Nel prosieguo però la cosa centrale, dopo qualche intervento nostro, stimoleremo un dibattito quanto più possibile ampio, insomma, nei limiti della tempistica concessaci, e quindi i tanti sindaci, i tanti amministratori, il dottor Rampino e insomma i tanti tecnici presenti sapranno adeguatamente stimolare il nostro assessore. Lascio quindi la parola a Tonino Santosusso. Buonasera a tutti, grazie all'onorevole Zecchino per la presentazione, per aver insieme a me collaborato a organizzare questo convegno, così come ringrazio l'Associazione Europa Popolare, anche essa partecipe all'organizzazione. Stasera ringrazio l'assessore Taglialatena per aver accolto questo invito importante, il sindaco, i sindaci e amministratori presenti. Questa è un'occasione importante, perché questo nuovo piano casa, se le nostre già come ordini professionali ci siamo attivati già un mese fa, l'assessore è stato ospite a un convegno
ad Avellino, dove insieme agli altri ordini, agli ordini degli ingegneri, degli architetti e all'associazione dei costruttori, abbiamo stilato un documento che voleva, come dire, stimolare le linee guida, che spero che poi l'assessore potrà illustrare se sono già in fase addirittura di arrivo. Perché su questa tematica l'attenzione è grandissima, però regna appunto anche un po' di incertezza su tante situazioni, e sicuramente gli uffici tecnici sono testimoni di questo, come diciamo, un pass per il momento, ma le aspettative sono tante. Per cui rispetto alla vecchia legge 19 del 2009, sicuramente questa nuova versione del piano casa apre nuove speranze, nuove iniziative. E non mi dilungo sul leggere quel documento che già abbiamo fatto e già abbiamo dato all'assessore, perché semmai dopo ce lo potrà dire lui se è stato, ha avuto modo di poterlo leggere e poter dare già oggi qualche breve risposta. Come ultimi, stavo dicendo, ci siamo impegnati molto perché abbiamo organizzato una commissione, un gruppo di lavoro che sta lavorando già su questa tematica molto, molto forte, e quindi registriamo una grande attenzione verso questo problema. Però devo dire, appena lanciata, l'assessore, abbiamo fatto questa commissione, abbiamo lanciato una casella di posta elettronica dove far arrivare i nostri iscritti una serie di quesiti, una serie di interrogazioni, e devo dire è partita subito. Già abbiamo decine e decine di quesiti su questo argomento. Per cui ovviamente credo che le linee guida potrebbero dare delle risposte. Noi abbiamo creato questa cosa per cercare di fare da ponte, da filtro con la regione, cercando noi di dare le risposte da dove riusciamo a darle, ma sicuramente avevo bisogno, e questa è una prima richiesta che faccio all'assessore, di avere una linea diretta con l'assessorato per poter dialogare su questi quesiti che arrivano. Ad Ariano, particolarmente sentito al piano casa, come tutto il piso, ma qui ancora di più, perché abbiamo avuto l'approvazione del PUC da quasi un anno, e per appunto per questo nuovo strumento urbanistico sicuramente ci sono state delle lentezze, per cui approfitto anche qui per sensibilizzare questa cosa, visto che c'era il progettista del PUC, lo chiedo al sindaco in maniera anche ufficiale di aprire, ovviamente non in questa sede perché non è una sede opportuna, ma da qui a breve una riunione con noi tecnici e con il progettista e con gli uffici tecnici comunali per derivare anche qui una serie di problematiche che sono sorte e che appunto credo che hanno un poco bloccato l'attività edilizia, e sappiamo che l'edilizia poi alla fine è elemento principale dell'economia, è il volano, per cui dobbiamo stare attenti. Quindi l'attenzione è forte sul piano casa, anche perché potrebbe andare oltre lo strumento urbanistico. Questo è inciso come fatto locale. In più generale appunto noi stiamo lavorando su questa cosa in maniera molto molto forte, con l'istituzione di questa commissione, ripeto, che vuole essere appunto un aiuto a tutti quanti noi del settore, ma anche ai cittadini che in effetti hanno bisogno effettivamente. C'è un'attenzione forte, quindi per cui credo che tutti hanno bisogno di qualche fano, di qualche fano in più, eccetera. Per cui c'è bisogno di veramente un'attenzione particolare. È chiaro che la norma che è entrata in vigore, la vecchia, parlo della legge 19 del 2009, ha immesso l'autorizzazione sismica. Siamo passati dal vecchio deposito al genio civile all'autorizzazione sismica, perché la norma giustamente 380 la prevede, quindi non si può andare contro questo tipo di autorizzazione. Però io credo che è opportuno. Non c'è l'assessore Cosenza, ci dispiace, ma credo che i consiglieri regionali presenti, il consigliere regionale Fortunato e il consigliere Zecchini, si possono fare la portavoce per cercare di andare ancora a semplificare questa realizzazione, perché credo che effettivamente qui c'è stato effettivamente
un blocco abbastanza importante per i tempi, perché i 60 giorni, insomma, credo che anche per in virtù di questo piano casa, se dobbiamo semplificare, se la legge è di semplificazione, deve andare verso una semplificazione vera, effettiva. L'assessore Cosenza ha in effetti introdotto, almeno temporaneamente per un anno, questa separazione del collaudatore che va quando in effetti i 60 giorni sono trascorsi e gli uffici non si sono espressi. Però devo dire che secondo me è giusto che almeno per quanto riguarda il piano casa si deve andare a questa separazione, che sia giusta, che il collaudatore possa asseverare questo e lo possa fare anche in tempi più brevi, riduce questi tempi, andare a 15 giorni per fare massimo 30, insomma, che si dia veramente un impulso forte all'edilizia. È arrivata poi, in tutto questo è arrivata anche una sentenza che ha creato un po' di problemi ancora sui sondaggi, perché in effetti si era arrivata anche lì una piccola semplificazione, purtroppo poi è arrivata anche questa cosa che obbliga, insomma, una serie di indagini, di diagnostici molto importanti, per cui io credo che ho sentito, abbiamo fatto delle riunioni tra i tecnici, tra tutti. Questa è la parte più importante che dobbiamo andare a cogliere, se vogliamo che effettivamente poi riparta tutto, piano casa e anche l'edilizia normale. Quindi credo che questa è una cosa che, appunto, visto che doveva essere presente l'assessore per dirlo in maniera diretta, però penso che lo possiate fare direttamente i consiglieri regionali per sensibilizzare ancora di più su questa materia. Per cui io credo di non volervi dilungare molto per non appesantire semmai nel dibattito, poi rientriamo ancora un'altra volta in gioco per poter rispondere a qualche sensibilizzazione. Credo che questo sia uno degli aspetti più importanti. C'è grande attenzione su questa cosa, sul piano casa in particolare, per cui dobbiamo dare risposte tutti quanti insieme. Noi la nostra parte la vogliamo fare, non ci tiriamo indietro su tutto. All'assessore Daniela Tela chiediamo in maniera, come dire, ufficiale, a nome del Collegio dei Geologi, ma a nome di tutti gli altri due ordini, che oggi non vedo ancora se è arrivato il Presidente degli Architetti, dovevano venire, ma mi hanno, come dire, un poco delegato su questa materia, a effettivamente creare un canale di un canale preferenziale, perché non sarebbe giusto, ma un canale di collaborazione con la Regione, in modo da far, come dire, rivivere tutte quelle situazioni che ci potrebbero essere in cui puoi creare appunto una sorta di collaborazione effettiva. Io credo di fermarmi qui, sperando poi di poter intervenire anche dopo. Grazie. Microfono. Sarà impegnatissimo a portare a soluzione a queste tematiche che tu hai sollevato. Cedo doverosamente la parola alla bella Manduzio, alla dottoressa Manduzio. Io ringrazio l'onorevole Zecchino e a nome di Europa Popolare, che mi onoro di rappresentare su questo palco, porgo a tutti voi il mio saluto e un ringraziamento a tutti coloro che hanno accolto il nostro invito a presenziare a questo pubblico dibattito organizzato dalla nostra associazione in sinergia con gli ordini degli architetti e degli ingegneri e con il Collegio dei Geometri della provincia di Avellino, su un tema di notevole attualità, di grande interesse e soprattutto di forte impatto sociale, quale è appunto quello del nuovo piano varato dalla Regione Campania. Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente dell'Associazione, il Senatore Ortensio Zecchino, per il suo contributo prezioso e direi insostituibile nella riuscita di questa iniziativa. Porgo i miei omaggi a tutte le autorità presenti in sala, saluto i consiglieri regionali, saluto il sindaco di Ariano Irpino, saluto e ringrazio diciamo personalmente in maniera calorosa il presidente del Collegio dei Geometri della provincia di Avellino, Antonio Santososso, per la sua fattiva e puntuale collaborazione. E consentitemi un saluto e un ringraziamento particolare all'assessore regionale, l'onorevole Marcello Tagliaratela,
che sicuramente con il suo intervento qualificato e autorevole saprà dare a questa numerosa platea una analisi approfondita della nuova disciplina introdotta dalla legge numero 1 del 5 gennaio 2011, nota appunto come Piano Casa, e sicuramente sarà in grado di coglierne, di evidenziarne le opportunità di sviluppo ma anche le connesse problematiche applicative. Io non sono un tecnico, il mio intervento sarà breve perché non spetta a me il compito, diciamo, di analizzare questa legge. Tuttavia il ruolo che rivesto mi impone qualche breve riflessione per far capire il tema e lo scopo di questo incontro. Come tutti ben sapete, Europa Popolare è un'associazione che persegue finalità esclusivamente culturali attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative nell'ambito della politica, dell'economia, del diritto e della storia, e si pone come un elemento di collegamento, uno strumento di collegamento e di confronto e di dialogo tra le istituzioni, le imprese, le categorie professionali e i singoli cittadini, con lo scopo proprio di informare e di sensibilizzare l'opinione pubblica su quelli che sono i temi della grande attualità, come appunto quello che stiamo affrontando. Noi riteniamo che per questa città questo convegno rappresenta un importante momento culturale di analisi e di riflessione su quelle che sono appunto le opportunità di crescita e di rilancio non solo economico ma anche sociale offerte appunto da questo nuovo piano casa. E riteniamo altresì che questo sia un tema che riguarda non solo le pubbliche istituzioni e gli altri operatori del processo edilizio, quali appunto i costruttori, le imprese, i tecnici e i professionisti, ma riguarda anche e soprattutto i singoli cittadini che ormai devono rendersi coprotagonisti di uno sviluppo che non può più attendere. E quindi Europa Popolare con questa iniziativa intende approfondire e spiegare con chiarezza appunto quali opportunità di crescita e di rilancio per la nostra economia può dare questa nuova legislazione regionale. E ciò che ci auguriamo è di giungere al fine di questo dibattito, di questo incontro, ad enucleare un percorso condiviso da tutti e che possa essere appunto utile per il rilancio non solo della nostra città ma anche della nostra provincia e della nostra regione. Infatti tutti sappiamo che l'edilizia rappresenta il motore, diciamo, dell'economia, e per questo merita una grande attenzione e merita, e credo di interpretare un sentimento diffuso, merita anche grandi investimenti di risorse finanziarie e anche di risorse umane. Ed effettivamente questa nuova legge rappresenta una grande occasione per il rilancio dell'edilizia pubblica e privata, in quanto ha rimosso una serie di vincoli che le precedenti legislazioni regionali avevano imposto e che avevano quasi disincentivato i privati ad intraprendere gli opportuni interventi di ampliamento e di riqualificazione sulle proprie abitazioni. Io, come dicevo prima, non voglio commentare la legge, tuttavia nell'analizzare i punti più salienti potrei per esempio citare che in deroga agli strumenti urbanistici e sempre nel rispetto della sostenibilità ambientale e della normativa antisismica sono stati previsti appunto da questa legge ampliamenti fino al 20% per gli edifici di volumetria non superiore a 1500 metri cubi. Ancora sono previsti dei bonus fino al 35% per le opere di demolizione e di ricostruzione. Ancora possiamo dire che la nuova legge agevola anche le possibilità di intervento nelle zone agricole attraverso il cambio di destinazione e l'uso degli immobili purché siano regolarmente assentiti. Quindi anche per le imprese agricole campane questa legge può rappresentare una valida opportunità di un ammodernamento vero e strutturale delle proprie aziende in modo tale da mettersi al passo con quelli che sono gli standard richiesti dall'agricoltura. Io non mi dilungo oltremodo nel commentare appunto questa legge, anche perché gli autorevoli ospiti che mi seguiranno lo faranno con grande capacità. Tuttavia voglio concludere con un'ultima riflessione.
Io mi auguro che questo convegno rappresenti non solo un'opportunità di aggiornamento professionale per le imprese, per i professionisti e per i tecnici, ma mi auguro che sia un momento di consapevolezza sociale del fatto che le nostre terre devono poter sfruttare questa nuova, necessaria ed inderogabile possibilità di sviluppo, con effetti benefici non solo sul piano economico, ma anche dal punto di vista del miglioramento degli standard sociali, ma tutto questo deve avvenire sempre nel rispetto della legalità e nel rispetto dell'ambiente e dei nostri territori. Vi ringrazio per l'attenzione con la quale avete seguito le mie considerazioni e vi auguro una buona permanenza a questo dibattito. Grazie. Prendendo spunto dalla parte finale del tuo intervento, caro Alfredo, si può introdurre finalmente il saluto del nostro sindaco. Il nostro sindaco, che caro Marcello, devi sapere, è stato il padre del PUC, del piano urbanistico comunale, già in precedenza con il tuo collega assessore all'urbanistica qui ad Ariano, e quindi, pur essendo un medico, è particolarmente addentro all'argomento, nella tradizione di quella politica pura che, al nostro avviso, credo, di Europa Popolare, debba guidare i processi respingendo tecnicismi di sorta, tecnicismi sterili. Dovete sapere che Marcello Tagliatela, quando io sono stato eletto consigliere regionale, passava per essere grande esperto di sanità, tutti mi dicevano chiedi a Tagliatela per cose di sanità. In realtà lui è un politico a tutto tondo, che quindi può governare vari processi, vari settori, ed è passato con grande disinvoltura, con grande successo, con grande capacità, dall'uno all'altro. Stessa cosa sul piano locale, mi sento di poterlo dire a voce alta, è toccato di fare con successo al nostro sindaco, al quale quindi lascio la parola con una domanda che è un po' da parafrasare il titolo del nostro convegno. Quali opportunità per lo sindaco per questo territorio, da questo piano casa? Di avvicinarci da questo punto di vista agli altri paesi europei. E quale occasione migliore ci viene offerta se non questa sera? Abbiamo il massimo esponente, assessore Tagliatela, assieme all'onorevole Fortunato, che è anche componente della commissione urbanistica, che ha dato un grande impulso nelle modifiche che ci sono state a partire dalla legge 19 fino alla legge 1 del 2011. Quali siano le reali opportunità su questo territorio è ancora un momentino, come dire, prematuro per dirlo. Io credo che comunque le potenzialità ci siano. C'è la necessità di metabolizzare, di avere un approccio, come dire, anche di tipo culturale diverso. Quello che per esempio non c'è stato nei riguardi della legge 16, legge che ha cambiato gli schemi dell'urbanistica in Regione Campania. Ancora oggi io stesso noto grosse difficoltà da parte dei tecnici, anche dei tecnici, nell'avere un approccio nei confronti di questa legge, perché non è stata metabolizzata la filosofia stessa del nuovo dettato normativo. Cioè si approccia ad una norma nuova con gli schematismi e con, come dire, la formazione mentale e culturale precedente. Oggi non c'è più da fare semplicemente dei calcoli di tipo numerico, oggi c'è da affrontare una nuova sfida, quella che è il governo del territorio inteso in senso globale. E questo piano casa, devo dire, in maniera intelligente
si inserisce in questo filone. In un certo senso va anche a superare alcuni e a dirimere alcuni punti oscuri presenti sia nella legge 16 sia nella normativa nazionale. Io credo che siano soprattutto, ma questo credo che sia condiviso da tutti, le aree interne a giovarsi in un certo senso delle opportunità offerte dalla legge 1 del 2011. E in modo particolare il nostro territorio, un territorio particolarmente esteso, un territorio caratterizzato da numerosi insediamenti agricoli, come diceva ottimamente l'avvocato Mantuzio, dove insomma si possono creare con opportune valutazioni possibilità di sviluppo, possibilità di riconversione delle aziende e di ammodernamento delle aziende esistenti che vadano appunto verso verso l'avvicinamento delle nostre aziende rispetto a quelle di altre regioni e di altri paesi. Questo in estrema sintesi è il mio pensiero. Credo e ringrazio i tanti sindaci, i tanti amministratori presenti, i consiglieri provinciali, ma soprattutto i tanti tecnici. Vuol dire che c'è voglia di confrontarsi su questa tematica. E a tal proposito, caro Tonino Santosusso, io prima di venire qui ho avuto un incontro al comune anche con il tecnico che abbiamo incaricato per la redazione degli strumenti urbanistici, proprio perché stiamo portando avanti gli atti di programmazione che rappresentano il cuore pulsante dello strumento urbanistico. E la prima cosa su cui abbiamo convenuto assieme all'assessore all'urbanistica è quella di fare degli incontri assolutamente preliminari, snelli e costruttivi con tutti i tecnici, ma soprattutto con gli ordini professionali che rappresentano i tecnici della nostra area. Credo che sia la tappa che consentirà in un certo senso di approfondire partendo da questa sera e di risolvere le tante questioni che ci sono. E il modo di, come dire, di apertura mentale, voler confrontare, il voler in qualche modo stimolare anche la massima autorità regionale sulle problematiche che ci sono, credo sia il modo migliore per poter realmente consentire un decollo vero a queste normative e credo realmente dare come dire, delle possibilità e delle opportunità anche di sviluppo. Di nuovo grazie a tutti e buon lavoro. Un ringraziamento doppio dobbiamo tutti farlo, almeno per il chilometraggio, all'amico Giovanni Fortunato, collega consigliere regionale che si è battuto fortemente, collega di gruppo fra l'altro, che si è battuto fortemente per dare voce vera alle aree interne in questo piano casa, a volte anche con tratti polemici, a volte anche come nel suo carattere in maniera appassionata, in maniera cruenta, ma sempre e comunque in maniera costruttiva a sancire la pluralità sia territoriale sia politica di una maggioranza ampia, ma che ha portato comunque a casa un piano casa, scusate il gioco di parole, che lui saprà ben introdurvi relativamente soprattutto a tematiche di grande interesse qui per Ariano, quali quello del genio civile, della già citato riferimento agli ampliamenti in zone agrarie, insomma è un vero e proprio focus parlante del piano casa per le aree territoriali, quindi ti do subito la parola. Buonasera a tutti, un ringraziamento doveroso all'amico collega Ettore Zecchino, al sindaco, al presidente del collegio dei giovani della provincia di Avellino, un saluto al presidente Raffaella Manduzio, Europa Popolare, ovviamente anche se ci siamo visti in commissione all'assessore Taglialatela perché è stato il promotore insieme a noi di questo testo di legge, di questa, io penso, è una legge urbanistica a tutti gli effetti,
che della materia lo legge attentamente in questo testo, veramente è una legge rivoluzionaria. Quindi sono contento dell'invito. Ettore porta anche i saluti del presidente che lo conosce della mia provincia, il presidente onorevole Edmondo Cirilli, saluta tutta la comunità di Ariano Irpino. E quindi vado subito al dunque. Effettivamente il piano casa, perché nasce questa legge? Condivido, bisogna capire la filosofia, come dice Pessino, perché se non si capisce la filosofia si va, non porta a nulla. Infatti il piano casa in quasi tutta l'Italia, proprio perché le competenze sono regionali, ogni regione ha fatto una cosa diversa, e io penso che fino ad oggi l'unica vera legge che ha sposato la filosofia del governo Berlusconi dopo la vittoria che attraversava l'Italia un momento di crisi economica, perché il titolo del piano case proprio è misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa. Io penso che questo testo va in linea in questa direzione, proprio quello che voleva il governo nazionale, quello che chiede la gente, tranne per l'ultima parte che io penso, caro Ettore, l'onorevole, mi rivolgo anche all'onorevole assessore Taglianatele, noi dobbiamo fare un grande sforzo, è quello della semplificazione amministrativa. La Lombardia l'ha fatto nel 2001, noi siamo arretrati di 10 anni. I comunisti che hanno governato la nostra regione non l'hanno voluto fare. Io penso è arrivato il momento, perché alla gente soldi non ce ne sono e non gliene possiamo dare, ma le leggi li possiamo fare, non costano niente. Semplificare, dare, bisogna fare quella famosa legge che Lombardia già c'è nel 2001, dal 2000, nell'Emilia Romagna, tutta la zona del nord. Se il nord funziona, perché qualcosa funziona, funzionano le leggi, funzionano i politici, funzionano gli imprenditori, funziona la società civile. È arrivato il momento di questo riscatto di noi meridionali, e lo possiamo fare anche con la semplificazione. Perché non è pensabile che per realizzare un'opera ci vogliono 3-4 anni, pareri, controparere, sovrintendenza, parchi, autorità, genio civile, chi ha fatto il sindaco, ho fatto il sindaco fino a qualche mese fa, so che significa, la conferenza dei servizi porta via tempo, perché ci vuole unanimità. E quando in ogni sistema democratico ci vuole unanimità significa che non si fa nulla. Quindi noi dobbiamo fare questo sforzo di semplificare. Questo però è una cosa che sicuramente questo governo Caldoro, e ho l'onore insieme all'assessore e al consigliere Ettore di partecipare attivamente di questo rilancio, un momento di crisi economica della nostra regione e dell'Italia tutta, faremo sicuramente. Andiamo al dunque. Perché rivoluzionare? La legge fatta da Bassolino l'ha fatta in fretta prima delle elezioni regionali per far vedere, perché è l'ultima regione d'Italia che ha redatto il piano casa, la cosiddetta legge 19 del 28 dicembre in piene festività natalizie, quindi figuriamoci che legge poteva uscire, quindi già farlo il 28 dicembre significa tutto. Chiaramente non c'entrava l'obiettivo, tranne per le grandi aree dismesse, che comunque anche in quell'area, cioè del napoletano, diciamo nel casertano, le due province tutto sommato potevano usufruire in qualche modo di questa legge, anche se non in toto, perché con l'impegno, con l'impulso dell'assessore abbiamo previsto la delocalizzazione di fabbricati che ovviamente anche in centri abitati, in centri storici, che negli anni chiaramente si è urbanizzata l'area, ci sono sicuramente a Napoli, nell'interno napoletano, grandi capannone che onestamente e esteticamente, architettonicamente sono cose brutte, secondo me ricostruirle o delocalizzarle è una cosa più giusta e più consona allo sviluppo urbanistico, ambientale, al gusto del bello di un territorio. Chiaramente si è tolto i 15.000 metri quadri, perché paradossalmente se una di 1.000 metri quadri che facciamo? Una parte lo ricostruiamo, l'altra parte non lo ricostruiamo, quindi si è intervenuto anche in questo senso. Però la grande lacuna della legge 19 era proprio per le aree interne. Per la mia provincia, cioè la provincia di Salerno, per la provincia di Avellino e per la provincia di Benevento, noi non abbiamo grandi aree dismesse. La legge, se è una legge, deve valere per tutti, ne devono usufruire tutti, quindi va visto, va fotografato il territorio. Noi viceversa avevamo un grande patrimonio da recuperare, è quello rurale,
Io mi sono battuto affinché questo diventasse una norma forte, tenesse conto del recupero, perché recuperare un patrimonio rurale è importante per questo territorio. E guardate bene, l'altra filosofia di questa legge, al contrario di quello che pensano i pseudo ambientalisti fanatici, che poi se chiedete dove vanno a mare d'estate vanno su un albergo che sta proprio sull'acqua, quindi sono veramente paradossali. Comunque, questa legge perché è importante? Perché va a recuperare l'esistente, cioè dà la possibilità di avere fabbricati che esistono sul territorio, invece di occupare altri spazi e quindi deturpare altri territori, noi andiamo a recuperare ciò che esiste, probabilmente quello che esiste in sufficienza per l'adeguamento igienico-sanitario, per ampliare un fabbricato, per fare una stanza in più, perché l'esigenza di una famiglia, noi abbiamo la possibilità di recuperare l'esistente, di dare la possibilità di un piccolo ampliamento del 20% che è sufficiente, eventualmente la ricostruzione fino al 35%. Quindi il patrimonio rurale che esiste, perché in molti comuni della regione Campania, sono quasi nella totalità, soprattutto nelle aree interne, qual è stata la legge urbanistica che ha governato i territori? La legge 14 regionale, le zone AD, impianti produttivi, questa è la verità. Quindi con questa norma, con l'articolo 6 bis, noi recuperiamo questo grande patrimonio e diamo la possibilità non solo di fare delle attività, ma dare la possibilità di realizzare unità abitative. È meglio recuperare l'esistente, renderlo più bello e non occupare altri spazi. Questa è la grande rivoluzione, io penso, per il nostro territorio. Poi non so qua se c'è il parco regionale, non so se siete investiti dal parco regionale, però paradossalmente nella mia provincia, tra parco nazionale del Valle di Diano del Cilento e quelli regionale, era tutto occupato, quindi la legge non si poteva applicare. Quindi nella zona B non c'era la possibilità, tranne nella zona C, quindi abbiamo introdotto anche la possibilità nella zona B, anche perché se uno ha una stalla e la ristruttura e gli fa un ristorante, qual è il problema? È meglio ristrutturare una stalla e non lasciarla così all'aperto e abbandonata, perché sicuramente è più brutta. Quindi la filosofia di questa legge è proprio che sposa l'ambiente e recupera l'esistente, anche perché onestamente io da tecnico io ho vissuto che negli ultimi anni onestamente non è vero che si progetta il brutto. C'è la tendenza di progettare il bello, anche la committenza chiede cose diverse, i fabbricati vecchi vengono ristrutturati, recuperati, anzi c'è un eccesso, spesso case nuove li vogliono in pietra, che è paradossale. Prima case vecchie in pietra, belle da recuperare, con solai in legno venivano demolite, oggi c'è una controtendenza, quindi non è vero che noi campani non costruiamo bene. Poi altra cosa, le opere abusive. Poi chiaramente questa è una legge che prevede l'applicabilità soltanto a quelli ai fabbricati regolarmente assentiti, ma la cosa importante è che è previsto in un comma, non ricordo bene, ma io feci un emendamento, che diamo anche la possibilità, per esempio se uno ha costruito un fabbricato che ha avuto un'ordinanza di demolizione perché è difforme, ma potenzialmente poteva edificare, cioè applicando l'ex articolo 13 della 4785, ottiene prima la sanatoria, una volta avuto la sanatoria può richiedere l'applicabilità del piano casa. Questo è un altro aspetto importante e fondamentale, cioè se uno pure chi ha fatto la domanda di condono edilizio e ancora non è stata istruita, ma potenzialmente può usufruire del condono edilizio nazionale, dopodiché può applicare il piano casa entro i 18 mesi. Poi un'altra norma fondamentale è una delle poche leggi che il governo onestamente, per quanto mi riguarda, dal centro-sinistra della Regione Campania, è la legge 15, il recupero dei sottotetti. Noi abbiamo consentito in questa legge la possibilità di prorogarla fino all'entrata in vigore della norma, cioè prima la legge 15 diceva che tutti i fabbrici sottotetti rialzati fino al 2000 si poteva fare il cambio di destinazione. Viceversa, con questa legge è possibile per tutti i sottotetti rialzati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, cioè il 5 gennaio 2011. Io penso che questa è una grande novità, perché molte persone, molti comuni che avevano i regolamenti per realizzare i sottotetti come pertinenze abitative, quelle pertinenze abitative si può fare il cambio di destinazione d'uso. E poi c'è un'altra importante novità, è l'articolo che molti pensavano venisse contestato dal governo, fortunatamente anche perché lì la filosofia urbanistica
chiaramente chi non è della materia spesso pensa che è una cosa un po' mostruosa, però è molto semplice. Chi è un tecnico e legge 12 bis, quella è la norma fondamentale, cioè dice che ovviamente il piano casa si applica soltanto sui fabbricati regolarmente assentiti ricadenti sull'intero territorio regionale. Che significa? Significa se io ho un fabbricato che l'ho costruito anche con la legge 14, ricado sul territorio regionale regolarmente assentito, anche se in quell'area non vige il piano regolatore, per si può applicare. Il secondo comma è fondamentale, dice che il piano casa è una legge speciale che aggredisce anche le leggi speciali regionali. Che significa? Significa che dove non esiste l'inedificabilità assoluta, chiaramente, dove c'è la zona rossa, perché noi sappiamo pure nel piano stralcio del bacino c'è R1, R2, R3, R4, chiaramente ci sono zone dove è possibile edificare, previo parere delle autorità competenti, come l'autorità del bacino e la sovrintendenza, previo il parere si può applicare il piano casa. D'altro canto, chi è un tecnico? Avere una casa pericolante e io intervengo e mitico il rischio, io la miglioro, qual è il problema? Ovviamente va fatta una progettualità seria, viene approvata, dopodiché si può applicare. Questo è in linea a quello che effettivamente ci chiede la gente, e quello è in linea proprio a recuperare l'esistente. Poi per quanto riguarda il genio civile, vado alla conclusione. Il genio civile è effettivamente un problema serio. Io più volte mi sono scontrato anche in aula, anche con colleghi della mia stessa maggioranza, perché ovviamente chi non è del campo non capisce le esigenze. Che è successo con la legge 19? Che hanno introdotto il pagamento del deposito del genio civile. L'unico ente regionale che funzionava, paradossalmente, era il genio civile. Portavi il carico, dopo 7 giorni ritiravi il carico. Anche perché lì c'è un progettista che assegna, si assume la responsabilità, c'è un collaboratore, fino a prova contraria, a 10 anni si assume la responsabilità. Paradossalmente, chi esamina i nostri calcoli, parlo adesso da tecnico, da ingegnere, strutturista, chi esamina i nostri calcoli spesso sono persone non qualificate, sociologi, ragionieri, giovani, tutto rispetto. Quindi ci troviamo in questa condizione. Non possiamo far sì che la gente paga un sacco di soldi e aspettare 3-4 mesi per avere l'autorizzazione. Allora, se trovi un'amministrazione in ambiente, 7-8 mesi per approvare un progetto, se capo di un vincolo la sovrintendenza spesso 7-8 mesi, poi c'è passa una vita, la gente dice non ci sto, me ne vado. Allora, fermo restando, realizzare, costruire il bello e costruire il sicuro, io penso è arrivato il momento che noi politici, e soprattutto mi appello ai sindaci, ma anche con nota di dispiacere ai tecnici, coloro i quali assumono la responsabilità presso gli enti, che spesso quando si trovano a fare il libro professionista ragionano un modo, quando si trovano dall'altra parte ragionano tutt'altro, un altro modo. Questo io penso che è arrivato il momento della responsabilità, perché guardate, nella vita se uno non ruba non gli succede niente, però una cosa si può dare nella legalità e si può non dare nella legalità. In un momento di crisi bisogna darla nella legalità. Grazie. Sono Marcello, solo per dire che, come era prevedibile, l'intervento di Giovanni è già un'apertura di dibattito. Essendo però il piano casa l'atto politico per eccellenza, uno degli atti politici per eccellenza di un'amministrazione, mi va di chiederti in partenza qual è l'idea guida, quali sono le idee guida di questo piano casa, dando per scontato che quotidianamente un'idea non è degna di essere chiamata tale se non comporta dei rischi, delle contraddizioni. Oltre alle opportunità, quindi, ci apriremo anche a un piccolo dibattito a seguire, compatibilmente con i tuoi tempi, per far venire alla luce anche eventualmente qualche contraddizione da affrontare e risolvere. Allora, grazie per l'invito, per l'opportunità. Oramai sono state tante le occasioni che mi sono state date per illustrare un po' la filosofia che è alla base non solo
della legge sul piano casa, ma un po' su tutto quello che stiamo facendo come assessorato all'urbanistica in Regione Campania per determinare il governo del territorio. L'ambizione che ci siamo dati all'inizio di questa avventura complicata, il governo della Regione Campania mi assicura che è una cosa particolarmente impegnativa, ma in ogni caso l'obiettivo che ci eravamo dati nell'assessorato all'urbanistica era determinare le condizioni per effettuare, per realizzare il governo del territorio, e indubbiamente la legge sul piano casa ne era uno e ne è uno degli elementi fondamentali, insieme ad altri provvedimenti che sono in lavorazione, che arriveranno certamente all'attenzione del Consiglio regionale nelle prossime settimane e che puntano ad ottenere il risultato del quale parlava il sindaco prima, il sindaco Maniero, che voglio ringraziare, del quale parlava l'amico Giovanni Fortunato, la capacità di far sì che vi sia contemporaneamente una condizione di sviluppo economico e contemporaneamente una risposta di tipo sociale, perché indubbiamente la casa rappresenta la prima esigenza dell'uomo e anche la possibilità di poter adattare le nostre abitazioni a quelle che sono le nuove abitudini, le nuove esigenze completamente diverse rispetto al passato. È già stato detto che la filosofia dell'intervento del piano casa è una filosofia di semplificazione. Abbiamo eliminato inutili divieti, inutili vincoli che in qualche modo erano punitivi nei confronti di chi manifestava un'esigenza, quella di un ampliamento consentito dalla legge nazionale, e che viceversa nella nostra regione di fatto era stato compresso per un atteggiamento un po' di carattere ideologico che alla fine ha determinato come risultato che la legge del 2009, la numero 19 del 2009, non era sostanzialmente stata applicata in nessun comune, in nessuna provincia della Campania. Quando le leggi non producono effetti, vuol dire che sono delle leggi fallimentari. Noi abbiamo agito in assessorato tenendo conto di quelli che sono stati anche gli errori commessi dal precedente Consiglio regionale, dalla precedente Giunta. Siamo intervenuti nella eliminazione dei divieti, dei vincoli che erano assolutamente irrazionali, abbiamo ampliato le tipologie di intervento che la legge precedente già considerava e abbiamo introdotto una serie di nuove norme che puntano non solo alla possibilità per il privato di presentare la domanda per la propria abitazione, quindi determinare con l'aumento volumetrico previsto dalla legge una risposta alle proprie esigenze, ma ci siamo posti anche il problema di determinare condizioni di sviluppo economico, e di qui alla norma, che è già stata richiamata, dell'intervento previsto nelle aree degradate, e questo come elemento di assoluta novità, la possibilità di delocalizzare industrie dai centri abitati in modo tale da recuperare da un punto di vista urbanistico le volumetrie esistenti, determinare un equilibrio, una sostanziale fruibilità delle nostre città, perché è evidente che troppo spesso esistevano industrie che alla fine determinavano un problema non solo per le persone che abitavano intorno a quegli edifici, ma determinavano anche un problema per chi l'industria la conduceva, perché è scontato che avere industria all'interno dei centri abitati comporta tutta una serie di problemi di carattere logistico, organizzativo, di sicurezza, che noi abbiamo voluto rendere possibile nella loro eliminazione, prevedendo un premio urbanistico sostanzialmente per coloro i quali a proprie spese vanno a realizzare una delocalizzazione delle proprie attività imprenditoriali
a patto ovviamente di conservare, anzi abbiamo previsto che vi debba essere un aumento del 10% di unità lavorative, in cambio dare la possibilità di utilizzare le volumetrie esistenti. Poi abbiamo affrontato il problema legato alle cosiddette aree rurali, Giovanni è stato il protagonista da questo punto di vista, abbiamo racchiuso all'interno di un solo articolo tutte le procedure che riguardano le cosiddette aree rurali, le zone agricole, e questo per evitare che vi possano essere, così come spesso accade, interpretazioni che danno lavoro agli avvocati e non agli ingegneri. Insomma, ci siamo posti una serie di problemi e un altro aspetto certamente importante e significativo, abbiamo eliminato il divieto che impediva l'utilizzo della legge all'interno dei centri storici. Questo è un punto che non è stato richiamato, ma che è certamente di straordinaria importanza, perché il divieto aveva una ratio per preservare gli edifici di pregio, per evitare che vi possa essere un intervento che vada a deturpare immobili che abbiano un particolare valore architettonico. Noi abbiamo introdotto all'interno della legge la possibilità che questi interventi possano essere fatti all'interno dei centri storici, a patto che riguardino edifici realizzati negli ultimi 50 anni o ristrutturati. Ovviamente il termine ristrutturazione è un termine previsto dalla legge, io non sono un ingegnere, non sono un architetto, mi rivolgo a una platea nella quale ovviamente certamente ci sono figure tecniche, sanno benissimo di cosa stiamo parlando, ma in ogni caso abbiamo concordato con il Ministero la possibilità che all'interno del regolamento attuativo della legge sul piano casa, la delegificazione della legge 16, verranno ulteriormente precisate una serie di norme per evitare che vi possano essere dei contenziosi che indubbiamente, lo ripeto, fanno lavorare sicuramente gli avvocati, in modo particolare gli avvocati amministrativisti, ma certamente non determinano condizioni di sviluppo vero. Quindi la legge è stata approvata, oggi in commissione abbiamo presentato ufficialmente le linee guida. Le linee guida riguardano sostanzialmente l'utilizzo e l'applicazione del protocollo Itaca, quindi il protocollo tecnico che riguarda il risparmio energetico. Le linee guida saranno all'attenzione della commissione per 30 giorni, poi diventeranno di fatto già utilizzabili. In qualche modo già lo sono, perché non sono né un regolamento né un aspetto normativo, sono un aspetto illustrativo di quelle che sono norme già previste nella legislazione nazionale, che noi abbiamo racchiuso all'interno di un unico documento, sempre per facilitare la interpretazione della legge a vantaggio degli amministratori locali, dei dirigenti, dei tecnici interni alle amministrazioni comunali. E abbiamo anche già portato all'attenzione dell'ufficio legislativo della Giunta la delegificazione della legge 16. Guardate, delegificare una legge è come farne una nuova, ancora ed è una procedura ancora più complicata, ancora più importante, ancora più significativa, perché determina la trasformazione di articolati di leggi in norme regolamentari. E quindi determinare questa semplificazione e delegificazione rappresenta la seconda gamba del piano casa, la seconda gamba del governo del territorio. Avremo queste norme di regolamento all'attenzione della Commissione e poi del Consiglio regionale certamente entro il mese di aprile. Abbiamo quindi un'azione, quella della semplificazione, che è stata richiamata, che già in altre regioni d'Italia è stata applicata, che noi vogliamo determinare con assoluta precisione e con la volontà di venire incontro a quelle che sono le esigenze del cittadino. E poi abbiamo un ulteriore elemento che riguarda tutto il territorio della Regione Campania, che sono i piani paesistici. Voi sapete che la Regione Campania, il Consiglio regionale della Regione Campania, non ha mai approvato i piani paesistici. Quelli attualmente in vigore sono frutto di un'azione di vero e proprio commissariamento che il Ministero ha adottato nel 2004
per effetto della incapacità che la Regione Campania aveva manifestato nel produrre un'attività di programmazione e di pianificazione. Guardate, se una regione viene commissariata per attività di gestione, la Regione Campania è stata commissariata in tantissime materie, la sanità in maniera particolare, i rifiuti ugualmente, quindi materie importanti, complicate, nelle quali la gestione, la spesa indubbiamente comporta una serie di problemi che la Regione non è stata capace di affrontare in maniera colpevole. Però essere commissariati, determinare l'utilizzo di poteri sostitutivi da parte dello Stato nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta regionale della Campania su un'attività di programmazione e di pianificazione, beh, è certamente la dimostrazione di una totale incapacità di chi ci ha governato fino a qualche mese fa. E l'aver prodotto i piani paesistici, di fatto una struttura ministeriale, le sovrintendenze, e l'averla redatta senza alcuna consultazione con le amministrazioni locali, con i sindaci, ha determinato tutta una serie di problemi che voi stessi affrontate ogni giorno. I regimi di vincolo che ricadono nella nostra regione sono numerosissimi. Tra l'altro, occupandomi per la prima volta di materia urbanistica nella mia vita politica, ho scoperto con orrore che ogni vincolo, ogni regime di vincolo nella nostra regione era stato redatto su una cartina con una scala diversa l'una dalle altre. E quindi immaginate che casino si determinava da parte degli uffici tecnici quando si voleva determinare se un vincolo ricadeva o meno in un determinato territorio, quando su quel territorio c'erano più vincoli e quel territorio aveva una cartografia che era stata realizzata con una scala diversa. Stiamo realizzando in Regione Campania, senza nessun costo aggiuntivo per la Regione, nei nostri uffici, una cartografia che riguarda l'intero territorio della Regione 1 a 5.000, perché un tecnico sa benissimo cosa significa realizzare una cartografia 1 a 5.000, è una cartografia molto accurata, molto puntuale, sulla quale andremo a redarre i nuovi piani paesistici che arriveranno all'attenzione del Consiglio regionale certamente entro l'estate. E qui un ulteriore elemento di novità. Io preferisco parlare di queste cose perché gli aspetti tecnici sono stati già illustrati, quindi sul piano casa, poi se ci sono delle domande cercherò di rispondere, ma voglio illustrarvi qual è la filosofia dell'intervento. Dicevo prima, la Regione Campania nel 2004 era stata commissariata. Una strana e sfortunata coincidenza per modo di dire. Nel 2004 la Regione Campania fece due cose. Si fece commissariare sui piani paesistici, quindi manifestando una totale incapacità di pianificazione e di programmazione, e poi decise di non far applicare sul nostro territorio la legge nazionale sul condono edilizio. Guardate un po', la Regione Campania da un lato rinuncia a determinare un suo potere, quello della pianificazione territoriale, e si fa commissariare dal governo nazionale, e contemporaneamente decide di non fare applicare sul proprio territorio una legge dello Stato che in altre regioni è stata utilizzata. Bene, partendo da questo presupposto, noi abbiamo lavorato in questi mesi per recuperare una credibilità perduta. Perché i poteri che la Regione Campania aveva perso nel 2004 in ordine alla redazione dei piani paesistici non erano mai stati recuperati. Li abbiamo recuperati nel mese di dicembre, abbiamo sottoscritto un accordo con il Ministero, con un protocollo tecnico che Giovanni ha certamente avuto, penso anche Stefano, nel quale sostanzialmente c'è stata ridata la delega per scrivere, per preparare, per fare approvare i nuovi piani paesistici, con un elemento di straordinaria novità e di straordinaria importanza. Fino a ieri i piani paesistici venivano approvati dal Consiglio regionale. Quei pochi PUT che sono stati approvati dal Consiglio regionale venivano approvati con legge, e quindi ogni volta che si dovrebbe o si deve modificare il PUT bisogna ritornare in Consiglio regionale, con un meccanismo complicatissimo da un punto di vista dei tempi, ovviamente, ma anche della competenza. Un Consiglio regionale difficilmente ha la capacità di comprendere in una legge cosa andare a inserire all'interno di un piano urbanistico territoriale. Noi abbiamo determinato con il Ministero l'accordo
che per i piani paesistici noi andiamo a fare una legge di cornice generale, scriviamo insieme le regole generali, poi tutto quello che viene dopo, e quindi i tavoli di copianificazione, il coordinamento con le amministrazioni comunali e le decisioni che riguardano i nuovi regimi di vincolo all'interno del territorio, lo facciamo con atti amministrativi, che semplificherà non solo la redazione degli stessi, ma soprattutto semplificherà la possibilità di poterli modificare, perché viva Dio cambiano le necessità, cambiano le condizioni storiche, urbanistiche, di sviluppo del territorio, che sono alla base della crescita della nostra regione e che noi vogliamo, di cui noi vogliamo riappropriarci. Sono questi in sintesi gli elementi sui quali stiamo lavorando, tenendo conto che certamente vi è un dato: noi non vogliamo aggredire ulteriormente il territorio, non vi è bisogno di realizzare nuove volumetrie, vi è un problema di riutilizzo di quello che già è esistente. E il patrimonio immobiliare della Regione Campania è un patrimonio vecchio e in gran parte di scarsa qualità. Questo è un problema che non riguarda solo le aree interne, dove forse è addirittura vero il contrario, perché nelle aree interne ci sono edifici in pietra, in muratura, che vanno conservati, ma vi è tanta edilizia spazzatura all'interno delle nostre aree urbane, all'interno delle nostre città, che vale la pena determinare condizioni per l'abbattimento e la ricostruzione. Tenendo conto che noi abbiamo immaginato sempre e comunque che ogni volta si interviene con il piano casa dovranno essere rispettati parametri di qualità nell'utilizzo dei materiali e delle procedure. Questo mi rendo conto che determina una spesa per chi vuole ristrutturare una casa, vuole ampliarla, ma è anche vero che è una spesa che alla fine diventa un investimento. Perché avere una casa che funziona meglio, dove i materiali che vengono utilizzati sono di qualità, dove si determinano condizioni di risparmio energetico, alla fine è la principale risposta in positivo che noi dobbiamo dare nei confronti delle politiche ambientali. Sono questi gli argomenti sui quali stiamo lavorando. Io sono convinto che prima dell'estate, con un altro convegno organizzato dall'associazione, ringrazio il Presidente, l'Avvocato Manuzio, per l'invito, noi potremo parlare qui di piani paesistici, di identificazione della legge 16 e dei primi cantieri aperti per quanto riguarda il piano casa. Il problema tecnico, meno male, è risolto giusto in tempo, perché diventa fondamentale il microfono per un eventuale dibattito. L'imbarazzo, cioè, penso ci sarà un imbarazzo della scelta, sono molti tecnici qualificati in sala, gli amministratori, saluto anche i due consiglieri provinciali, perché vedo in prima fila Giorgini e Lo Conte, e non lo so, chi vuole rompere il ghiaccio? Ingegnere Prato, nostro assessore comunale. Grazie Sindaco. Ringrazio l'Europa Popolare per aver organizzato questo incontro e vorrei rompere subito il ghiaccio. Non è possibile certamente discutere della legge e quindi voglio toccare semplicemente uno dei punti della legge stessa. Da amministratore mi rendo conto di non essere in più di un'occasione riuscito a far capire ai nostri uffici questo concetto della semplificazione, come diceva poco fa l'onorevole Fortunato, perché spesso noi come amministrazione non facciamo recepire ai nostri uffici che cosa bisogna fare e i tempi che bisogna rispettare per fare in modo che nella presentazione di un permesso a costruire ci sia la possibilità da parte di chi ha fatto richiesta di avere tempi certi e tempi rapidi, specialmente in questo periodo in cui l'edilizia è ferma non solo qui ad Ariano ma un poco dappertutto, qua ad Ariano maggiormente perché abbiamo approvato recentemente il PUC e, come diceva giustamente il Sindaco,
siamo in fase di dei piani attuativi, di realizzazione, di attuazione dei piani attuativi, per cui se non approviamo i piani attuativi siamo comunque fermi. E quindi questo è il primo aspetto. Poi da tecnico, da collega ingegnere, capisco che l'onorevole Fortunato è ingegnere come me, è uno strutturista come me, e parlo anche sotto questo aspetto per far capire qual è stata la mia esperienza e che cosa secondo me si deve fare. In prima fila vedo l'ingegnere Rambino, che dirige la sezione del genio civile di Ariano, con il quale ho avuto anche qualche confronto, che è arrivato a buon fine, devo dire, perché poi dalla discussione c'è la possibilità di trovare una soluzione. Semplificazione, poi abbiamo detto recupero possibile del preesistente e, oltre al recupero, possibilità di incrementare le superfici dei fabbricati per il 20%, nell'ambito del 20% dell'esistente. E qui casca l'asino. Qui casca l'asino perché, mentre per presentare e per avere approvato un progetto di ricostruzione o di nuova costruzione c'è una procedura che secondo me è abbastanza semplificata, quando invece andiamo a toccare l'altro aspetto della sopraelevazione, del recupero, in quel momento troviamo grossissime difficoltà, nonostante il territorio in cui operiamo è un territorio che ha una legislazione sismica che è di prima categoria da tantissimo tempo, e ci abbiamo fatto delle esperienze, perché il terremoto del 62, il terremoto dell'80, queste aree le ha sfiorate, non le ha danneggiate, non ha creato quel danno notevole, per cui possiamo dire che l'esperienza dei tecnici, la capacità delle imprese maturate in tutto quanto questo arco di tempo è consente, dà la possibilità di operare bene. Allora io dico che dovremo fare in modo che la semplificazione da parte dei competenti uffici del genio civile sia realmente concreta. Per un progetto, per la presentazione di un progetto al genio civile, c'è il progettista architettonico, c'è il progettista strutturale, c'è il direttore dei lavori, c'è il collaudatore, c'è il geologo che asserra, oltre ai responsabili della sicurezza, che asserrano che quel progetto è redatto secondo la norma, è conforme alla norma, per cui io dico che i competenti genio civile devono essere devono essere più larghi nell'esame della pratica, anche in considerazione del fatto che le indagini geognostiche e geologiche che ci vengono richieste sono molto onerose e molto difficili. E un'altra cosa, concetto sulla modesta entità, deve essere chiarito che cosa significa. Sono 100 metri cubi, 1000 metri cubi. Assessore Tagliavatera, chiedo scusa, era quali opportunità? Non sono nelle condizioni di rispondere io. Potete prendere pure nota, no, di questa cosa. Assessore Tagliavatera, chiedo scusa, volevo entrare nel merito delle questioni toccando specificatamente la questione. Grazie. Si sente? Sì.
Io evito di fare un intervento perché Enzo mi pare che abbia detto molte delle cose che avevo intenzione di dire io, e non è il caso di deviare la sala o di sottrarre tempo all'assessore. Però un provvedimento recente della Regione Campania ha istituito la separazione interna da parte del comandante. Allora adesso io non capisco più, non seguo più le logiche, perché rispetto a questa cosa io non capisco qual è la ragione per cui... Sto parlando giusto appunto con l'onorevole Fortunato. Approfittiamo della sua presenza per far fare domande del perché. Poi vorrei riprendere la parola. Vabbè, allora vorrei dire un'altra cosa. Che io tutto questo trionfalismo, sia io non sono mai stato comunista, per Fortunato, cui ero molto scettico sul piano casa quando fu presentato dalla vecchia giunta. Anche su questo poi tanti trionfalismi non li farei. Anche per le zone interne, perché proprio per le zone interne, le cose di cui parlava Enzo Prato poc'anzi, quindi sulla difficoltà di intervenire e sulle zone urbane, le cose diventano molto, molto complicate. Però, assessore, io non ho notizia di fondi, perché quello che interesserebbe a noi in questo momento, nelle aree interne, sono gli interventi che si potrebbero fare sul patrimonio di edilizia pubblica. Io non ho notizia, e anche sarebbe molto interessante, il sistema di coinvolgimento dei privati in queste attività di ricostruzione di vecchissimi fabbricati che noi abbiamo addirittura costruiti prima di qualunque normativa sismica. A me consta che sono intervenuto su alcuni fabbricati, parlo a Rione Rotecher, dove noi dobbiamo demolirla perché sono pericolosi. Però non mi consta che ci siano disponibilità economiche per poter programmare o prevedere interventi di questa fatta, per cui non lo so, siccome lei ha parlato di futuri provvedimenti, volevo essere messo a conoscenza di quali saranno i programmi della Regione Campania. Giusto un paio di altre domande. Prego. Buonasera. Assessore, circa un mese fa da Avellino sono stati posti dei quesiti dall'ordine dei geometri architetti in Cina. Ci promise che il ciclo di una settimana ci avrebbe dato delle risposte. A circa un mese non ne sappiamo più niente. Una regione che dormiva e ora sveglia e attiva, dopo un mese non ci dà ancora dei riferimenti. Le linee guida che state in alto fuori, da quello che ho capito, riguardano semplicemente ed esclusivamente il protocollo di internazza. Vorremmo sapere se vogliamo evitare il lavoro agli avvocati, quando ci mettete in posizione di poter recuperare. Grazie mille. Ingegnere Ocelli. Volevo chiederlo, sono un ingegnere Ocelli, volevo chiedere una cosa in particolare all'assessore. E si parla innanzitutto di semplificazione di questa legge. Piano case che dovrebbe essere una legge, una nuova legge urbanistica. Si sovrappone e c'è stato un passaggio del collegio. Ma su questo secondo me si può aprire un dibattito, perché nel momento in cui si fa un recupero si crea una nuova volumetria in una città, nel piano caso per esempio non si fa nessun riferimento a tutta una serie di conseguenze che porta a aumentare la volumetria dei centri abitati, quindi anche i parcheggi, le infrastrutture, le scuole. Questo secondo me significa che una legge che di fatto modifica la legge urbanistica, ossia i riferimenti, anche se la 26 regionale è più una legge codice, perché poi non è entrato nel merito per quanto riguarda anche questi parametri, qui ancora attualmente si fa riferimento a norme di natura nazionale. Questo secondo me è un aspetto che specialmente non metto tanto nelle nostre realtà, ma nelle grosse città è qualcosa che pesa, perché io già ho visto per esempio qualcosa che stanno attrezzando nelle città di Avellino, interventi anche molto molto grossi, molto pesanti, e questo secondo me porta a uno squilibrio dei rapporti e dei parametri che esistono, sia quello con il verde attrezzato, quello con i parcheggi e quello che era la viabilità. C'è il grosso problema, secondo me, quando si fanno queste grosse interventi di volumetria nei centri abitati, e la viabilità rimangono lo stesso.
c'è uno sconvolgimento complessivo. Poi in merito alle semplificazioni, chiudo, vorrei capire perché il piano caso ha eliminato quella possibilità che la legge 26 prevedeva per i PUC e eventualmente dava questa possibilità, sia rinviamo successivamente a una direttiva da applicare, i comuni 5.000, inferiori a 5.000 abitanti di diminuire gli elaborati da presentare. C'era questa possibilità nella legge 26, se c'è qualcosa che non mi aveva sfuggito, mi fa piacere, e questo è il motivo del confronto. Grazie. Se è possibile una voce dalla provincia, un intervento di consigliere Lo Conte per lunga esperienza questione urbanistica. Va bene, allora, abbiamo abbastanza. Allora, la prima questione riguardo i quesiti posti, non penso che sia passato un mese, ma insomma, anche se sono 3 settimane, in ogni caso il tempo è trascorso, però non è trascorso in vano. L'ho appena detto, il regolamento di delegificazione della legge 16, che andrà a specificare laddove è necessario, proprio per effetto delle domande che sono state poste, non solo in occasione del convegno di Avellino, ma attraverso le FAC, io penso che siamo arrivati più di 1.000 domande alla nostra attenzione, 1.000 domande, sono state prese in considerazione. Quando possibile abbiamo affrontato l'argomento all'interno del regolamento di delegificazione della legge 16, nella quale abbiamo anche inserito qualche norma di natura edilizia. Questo regolamento necessariamente ha l'attenzione dell'ufficio legislativo della giunta regionale, perché delegificare significa di fatto fare una nuova legge, e noi dobbiamo ovviamente aspettare che vi sia un giudizio per evitare che si possa entrare in contrasto con il governo nazionale in ragione di una materia così particolare e sensibile come quella che stiamo trattando. Sul problema degli elaborati, noi abbiamo approvato un mese fa in giunta regionale una delibera nella quale abbiamo ridotto da 52 a 7 gli elaborati tecnici necessari per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, cioè per tutti i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, dove la realizzazione di un PUC prevedeva elaborati tecnici uguali al comune di Napoli. Per intenderci, noi abbiamo ridotto gli elaborati tecnici da 52 a 7. La delibera è stata approvata 3 settimane fa, più o meno, adesso non mi ricordo con precisione la data. Per quanto riguarda viceversa i carichi urbanistici, la domanda un po' più specifica che è stata posta. Ma, scusate, io non so ad Avellino, ad Ariano, quali siano gli interventi invasivi che si stanno realizzando. Se si stanno realizzando o non si stanno realizzando col piano casa. Il piano casa prevede aumento di volumetrie per gli edifici al di sotto dei 1500 metri cubi, quindi aumenti del 20%, quindi stiamo parlando sostanzialmente di interventi che riguardano nuclei familiari o bifamiliari. E poi, per quanto riguarda la delocalizzazione delle industrie, certamente non c'è ancora nulla, o per il recupero delle cosiddette aree degradate, non c'è un metro cubo in più. Noi andiamo semplicemente a recuperare quello che già c'è. È evidente che quando si determina un aumento del 20% in un'area, e questo è un intervento diffuso che riguarda molte persone, si va a utilizzare quello che era previsto nel piano urbanistico comunale, ma questo dovrebbe incidere in misura marginale fondamentalmente. Non è per questo il motivo del quale io sottolineo, non si tratta di una legge urbanistica. Noi la legge urbanistica, le modifiche riguardo il governo del territorio, le attuiamo con i piani paesistici. Sono quelli gli interventi che andranno a determinare il nuovo assetto del territorio, tenendo conto che noi non lo vogliamo stravolgere, noi non vogliamo determinare nessun impatto che sia aggressione del territorio. Noi il territorio che abbiamo lo dobbiamo conservare. L'ho detto prima, abbiamo determinato possibilità di
abbattimento e di costruzione, dando un bonus urbanistico del 35%, a patto che vengano utilizzati materiali, procedure, sistemazioni che siano di qualità. In ultima analisi, il problema dell'edilizia residenziale pubblica. Scusate, noi abbiamo approvato la settimana scorsa in giunta la graduatoria per l'housing sociale, che prevede una serie di segmenti, compreso l'ERP, cioè l'edilizia residenziale pubblica, cioè quella sostanzialmente destinata alle fasce più deboli. Abbiamo avuto 67 progetti approvati in graduatoria. Di questi 67 progetti, se non vado errato, 11 riguardano la provincia di Avellino. Dei 67 progetti, 11, è una semplice ripetizione, ma non è, sono stati presentati direttamente dalle amministrazioni comunali, direttamente dalle amministrazioni comunali. L'importo, il volume complessivo degli interventi previsti determinerà a regime la realizzazione di oltre 6.000 alloggi, non 6.000 vani, 6.000 alloggi. Di questi oltre 6.000 alloggi, 1.600 sono di ERP, 1.600. Se non è un intervento strutturale questo, voglio capire qual è. Tenendo conto che lo facciamo senza soldi pubblici sostanzialmente, utilizziamo solo 40 milioni di euro, li utilizziamo in un fondo di garanzia. Il presidente del Partito Socialista, io non voglio avere un atteggiamento ideologico, ma lei lo sa che la giunta Bassolino aveva avuto 500 milioni di euro a destinazione vincolata per interventi di edilizia residenziale pubblica, li ha sottratti e li ha utilizzati alla sanità. Noi purtroppo quei soldi non li possiamo utilizzare perché la sanità è diventata un punto di salvatizio. Abbiamo avuto 40 milioni quest'anno, siamo stati la prima regione dell'Italia meridionale a utilizzarli, abbiamo completato l'iter amministrativo, abbiamo fatto la graduatoria e stiamo, ovviamente questo poi dipende dalle amministrazioni comunali, dalle 11 che hanno presentato dei progetti, ma anche dalle altre sui territori i progetti si prevedono per rilasciare le autorizzazioni. Se c'è bisogno di un aiuto da parte della regione per dare un indirizzo, per dare dei consigli, per offrire un'assistenza tecnica, siamo a disposizione, ovviamente. Tutto possiamo fare tranne che miracoli. Non ci possiamo sostituire né alle amministrazioni comunali, né alle amministrazioni provinciali, né agli uffici tecnici. Possiamo dare un contributo, lo vogliamo dare, perché siamo consapevoli che la moneta urbanistica è denaro contante, determina condizioni di sviluppo economico e sociale della nostra regione e noi vogliamo determinare condizioni affinché ciò avvenga. E penso che siamo sulla strada giusta, per carità commetteremo degli errori, certamente, abbiamo la possibilità, fatti gli errori, di rendercene conto, attraverso anche un rapporto che oramai è costante con tutti i sindaci che chiedono di poter essere ascoltati. Abbiamo fatto una giornata di lavoro intera, tutta quanta dedicata agli amministratori locali. Si può fare di più, lo faremo certamente, però c'è un dato, non lo potete contestare, rispetto ad una situazione di stagnazione, forse stiamo facendo molto di più. Anche la legge di riordino degli ACD è una legge di sistema sulla quale vogliamo intervenire, perché scusa, ma da quanti anni non si realizzano alloggi di edilizia popolare? Evidentemente c'è qualcosa che non funzionava prima, stiamo intervenendo per modificare le situazioni. In ogni caso, ed era la cosa che volevo dire, noi abbiamo una FAC in Regione Campania, sul sito della Regione Campania, Piano Casa, dove lavorano alle risposte i nostri dirigenti. Tra l'altro uno dei dirigenti, dei principali dirigenti di settore, è l'architetto Gentile, che è un irpino. Insomma, io dei miei dirigenti, apicali, non ne ho nemmeno uno napoletano. Quindi insomma, non c'è napoli-centrismo da questo punto di vista, ma è una battuta la mia, ma vi è solamente la volontà di dare risposte e speriamo che le risposte siano utili. Del resto io ho lanciato in qualche modo una scommessa. Io voglio ritornare qui prima dell'estate per parlare di cantieri aperti e di piani paesistici, perché sono convinto che quello che stiamo facendo determinerà risultati positivi. Io chiedo scusa, abbiamo giunta regionale, devo scappare un'altra volta a Napoli. Poi
coinvolgeremo anche il professore Cosenza prima dell'estate, non è troppo tardi. Insomma, ci dispiace almeno. Così avete una risposta. Se però Giovanni vuole provare lui a dare una come autorevole esponente della commissione. Appunto. Come allora, non... posso completare l'intervento? Certo, certo, prego. Allora, onorevole Fortunato, è un'occasione. Io ne ho parlato anche, lei sta nella quarta commissione, sicuramente conosce pure Gennaro Riviero, io ne ho parlato con Gennaro e abbiamo cercato di affrontare un problema che è tecnico. Diciamo che dal punto di vista politico in questo momento... È vero, Gennaro infatti non riusciva, essendo medico, non riusciva tanto ad entrare nella questione. Però vorrei tornare su quella battuta che stavo facendo a proposito delle autorizzazioni della procedura in deroga che la Regione Campania ha previsto con il regolamento numero 2, no? Quando si dice che il collaudatore può farsi carico asseverando la propria, un modulo che peraltro è anche molto complesso e tutto il resto, e su questo possiamo essere d'accordo, può essere un modo per girare intorno al problema di cui il collega Prato ha parlato prima, che è un modo per accelerare le cose. Io qui ho delle carte, inutile che le leggiamo, peraltro ho lasciato a casa, speravo di poter essere in un posto più illuminato, ho lasciato a casa gli occhiali, in cui si specifica da parte dei genici, perché non, noi abbiamo qui la cortese presenza dell'ingegnere Lambino e rischieremmo poi di mettere un collega sotto processo quando dobbiamo solamente ringraziarlo per la personale cortesia con la quale ci accoglie in ogni occasione, al di là delle divergenze di veduta e via discorrendo. Dicevo, col quale si specifica che i 60 giorni non sono un termine perentorio e che il superamento di quei 60 giorni è sempre, trattandosi di materia sottoposta alla tutela della privata e pubblica incolumità, non è sottoposta alla, al regolamento nel senso. Ora io fino a questo punto posso essere anche d'accordo, però non mi pare che poi con i tempi ci siamo, perché se io devo impiantare un cantiere sono un imprenditore, poniamo il caso che sia un imprenditore estero che devo venire ad investire in Regione Campania, con questi tempi sapete che cosa faccio? Me ne vado un'altra, va. E vorrei finire dicendo, visto che la Regione Campania ha previsto questo meccanismo, a me pare che con questo meccanismo si possa anche ritornare al vecchio deposito, ovvero una volta che il collaudatore si fa carico, come peraltro la legge nazionale prevede, di tutti quanti i suoi compiti, di verificare calcoli, di verificare le verifiche che sono state fatte, tutte quelle che prevede la normativa e via discorrendo, a questo punto si può tornare al semplice, classico deposito, salvo una cosa, me lo deve consentire il rappresentante della Regione Campania, e non è una polemica con la sua parte politica, visto che la mia ha fatto quella legge. Noi abbiamo un tariffario che è vergognoso perché penalizza i piccoli e proprio quelli che potranno fare gli interventi, come diceva il consigliere Fortunato, nelle grandi città, quindi interventi comunque vantaggiosi dal punto di vista degli investimenti economici, pagheranno molto di meno in percentuale rispetto ai piccoli. Questa è una cosa che bisogna rivedere. E infine, e termino, ritengo che non sia assolutamente il caso di mettere in piedi un castello di controlli che diventa per se stesso poi, non lo so, un sistema di scatole cinesi, perché se io lo faccio, diceva giustamente Enzo, lo fanno gli altri, tutti gli altri, poi carichiamo di responsabilità il collaudatore, a questo punto non vedo perché l'ufficio non possa semplicemente accettare, come faceva prima, gli elaborati e provvedere entro 7 giorni, 10 giorni, come accadeva prima, in tempi ovvero tecnicamente accettabili, quello che normalmente si fa in tutti quanti i paesi civili. Per quanto riguarda poi le normative relative ai piccoli interventi, mi pare che altre regioni abbiano fatto delle cose molto interessanti. C'era qua Michele Spinazzola che mi ha fatto vedere quello, il regolamento della regione Marche, che è una cosa, non è la verità per carità, ma sulla quale potremmo fare pure riferimento, e così cercare di tornare alla semplificazione che è lo spirito della legge che ha fatto Berlusconi. Perché il problema fondamentale è che loro vivono nella città di Napoli,
noi viviamo in altre parti della regione Campania, ma è fondamentale che fino a quando non ce ne andiamo da Napoli il problema non lo risolviamo mai. Questa è la verità. Detto questo, noi per quanto riguarda la provincia di Salerno stiamo facendo questa grande scommessa, io penso perché è previsto dalla Costituzione, e siamo stati anche a Benevento perché il futuro di questa terra, della nostra terra, è di fare la regione dei due principati, altrimenti non abbiamo futuro. Oggi in commissione trasporti si è parlato, milioni di euro, sempre Napoli. Allora, ci sono i soldi se li prendono loro, perché loro sono 33 più Caserta 42 contro 18 che noi spesso siamo divisi in consiglio regionale, non ci fanno contare. Spesso io sono determinato, duro, capace, perché però conosco la materia, e non vi nascondo, in 6 mesi di guerra, quanta guerra ho fatto per rifare introdurre il 6 bis, la zona agricola, non se ne parlava nemmeno per i napoletani. Ho detto che gridava allo scandalo e siamo riusciti a farlo. Per quanto riguarda la legge sul genio civile, dico di più, io la legge sul piano casa sono stato uno dei promotori, poi ho dovuto passare il passo perché era l'assessore, io l'ho presentata appena uscito come consigliere regionale, l'ho proposta, poi mi ha chiamato Caldola, devi ritirare, vabbè, non c'è problema, tanto chi la firma non è questo il problema. Però da questo io ho presentato un emendamento, il 12 bis è fondamentale, l'assessore non lo vuole recepire, sono d'accordo e poi ritorno sul giro civile, sul fatto che le linee guida vanno scritte bene. Le linee guida, ti dico di più perché in commissione ci sono io già l'ho preparato, perché il fatto che le linee guida si parla dell'ambiente, ma scherziamo, il fatto che ci sono i materiali, acusticamente, termicamente, noi sappiamo tutti, quello che è andato a scuola pure 50 anni fa, è il suo, anzi, pure è un semplice muratore, non scopriamo niente. Quindi le linee guida sull'ambiente è una cosa ridicola. Perché ridicola? Allora, da un lato uno può dire è meglio che non si scrivono, perché ognuno li interpreta. Però, siccome io dico che noi tecnici siamo spesso deviati, o perché abbiamo paura della magistratura, perché faccio pure, ho fatto il sindaco, o perché abbiamo paura di qualsiasi cosa, spesso si tende a bocciare le parole. Nell'interpretazione si dice no. Questa è la... Allora, per evitare questo, io penso che le linee guida vanno scritte bene. Va interpretato il 6 bis, va interpretato l'articolo 3, va interpretato l'articolo 2, va esplicitato l'articolo 12 bis, che è rivoluzionario, perché quello che ho scritto io, che alla fine sono riuscito, perché vi dico di più, sul genio civile, io la legge finale non l'ho approvata, ho approvato i vari emendamenti, alla fine quando è arrivato, perché c'era l'accordo di maggioranza per quanto riguarda il genio civile, perché non è colpa dei tecnici di genio civile, perché ho fatto una premessa, è l'unico ente che rispettavo dal professionista, da politica, perché funzionava. Chiaramente se il legislatore regionale modifica la legge, loro che devono fare? Quattro carte, insomma, come fanno a controllare? Il genio civile, chi è ingegnere, l'ha sentito, l'ha visto, l'ha studiato sempre come un ente importante che controllava processi strutturali, ingegneristici a un certo livello, vanno a controllare le carte bollate e così via. Però molti ci trovano gusto. Il problema è del potere. Io faccio l'emendamento, troviamo l'accordo, in aula l'assessore si mette di traverso e facciamo una sfida. Purtroppo metà della maggioranza era con me, la minoranza invece di cogliere questo momento importante, perché non era di destra e di sinistra ma era per il popolo, invece di appoggiare il consigliere Giovanni Fortunato, appoggiò l'assessore, perché spesso ognuno di noi incline sempre al potere, questa è la verità. Cioè la minoranza è passato, non è passato il mio emendamento, perché metà io riuscì da solo a spaccare la maggioranza, la minoranza si accodò all'assessore. Rilancio la proposta, perché il proprio, qual era la mia proposta? Siccome capisco che spesso i soldi governano ogni processo evolutivo di ogni territorio, io ho fatto un emendamento nel piano casa di eliminare il pagamento, perché si paga veramente assai, è assurdo, è una vergogna. Allora, togliendo il pagamento significa crolla tutto, quindi uno non si impegna di organizzare un apparato clientelare. Questo era il governo Bassolino, l'ha fatto per questo, perché volevo fare la short list tecnica, si dovevano comprare noi, perché a noi tecnici ci vedono male, ci vedono gente che ci compra, questa è la verità, noi siamo mortificati. Però la cosa grave è che noi di centrodestra continuiamo in questa direzione. Quindi io ho presentato sulla legge finanziaria, avevo presentato la proposta di legge, fatta benissimo, ce l'ho qua,
ma una legge rivoluzionaria del decentramento. Vi dico di più, il genio civile per le opere interregionali, intercomunale, è giusto che il genio civile si occupa del controllo, perché la legge nazionale, solo la tarandella, tra parentesi, la legge nazionale, spesso le leggi li scrivono gente non capace, non è detto che una legge fatta dalla nazione, dal Parlamento è fatta bene, spesso non è fatta bene, come succede da noi, si fanno delle leggi e spesso le leggi non sono in linea con la filosofia di partenza. Allora, è previsto, io avevo previsto, ma questa la spunterò, io la porterò la prossima volta, che è la fine del mondo, perché solo così, se no, secondo me, io dico, per quanto mi riguarda, c'è una continuità del centro-destra come il centro-sinistra nel contenere il potere centrale. Questo è. Perché anche sugli ACP non sono d'accordo, io lo appoggerò in commissione, perché noi della provincia di Salerno, Avellino e Cor, non ci sta bene, perché vogliono concentrare questa agenzia, questa regia tutta a Napoli, ma scherziamo. Si parla di federalismo, si parla di decentramento, no, ogni cosa dobbiamo andare poi a Napoli e chiedere per fare una casa popolare, ma non esiste proprio, questa è la verità, perciò se non ce ne andiamo da Napoli, non lo risolviamo. Io cosa ho proposto? Molto semplicemente, guardate, questa è proprio fatta benissimo, io ho fatto i conti, davamo qualità, quindi in 6 mesi i comuni si attrezzavano, cioè ogni comune o unione di comuni nominavano una commissione o più commissioni formate da, avevo previsto, un ingegnere o un ingegnere o un architetto superiore a 10 anni, quindi un volatore che ha una capacità di controllo, e un giovane ingegnere o architetto. Quindi avevamo 3 persone qualificate che controllavano le cose e poi il rilascio lo rilascia il responsabile dell'ufficio tecnico. Quindi noi avevamo mediamente... E come si nominavano questi membri della commissione, persone qualificate? Allora, gli ordini professionali delle varie province facevano un corso di aggiornamento a secondo dei titoli di quante progettualità aveva fatto. Chiaramente, se uno ha 20 anni di esperienza, tutto quanto, bastava solo un corso di aggiornamento normativo di 4 ore, era articolato bene. Quindi, cosa si otteneva? Che entro 15 giorni il comune doveva rilasciare la pratica. Massimo una sola volta per l'integrazione, quindi in totale al massimo in 30 giorni la pratica viene rilasciata. Cioè loro mi devono dire una cosa, no? Perché spesso poi chiaramente l'assessore, essendo professore, è stato anche il mio professore di esercitazione, però non è detto che noi professori, noi che siamo ingegneri non professore, e non siamo capaci pure noi, non come lui. Perché loro mi devono dire come mai allora il comune non ha competenze. Però gli danno la competenza del controllo, ma se io controllo una cosa significa lo posso pure sanare. Siamo ridicoli, il problema qual è? È un problema di potere. Allora, io propongo di nuovo la legge, se no tutti gli ordini professionali, ingegneri, architetti delle varie province farebbero una rivoluzione, perché questo è linea al decentramento, è linea alla gente. Soldi non ne abbiamo per dare alle persone che hanno bisogno, ma queste leggi che significa? Si risparmia. Lavorano, fatti conto, 1500 professionisti, con i soldi che paga la gente, paghiamo i professionisti, diamo lavoro, professionalità e celerità. E risparmiare 30 giorni per un'impresa importante, risparmiare il viaggio, ad andare, e voi siete fortunati ad Ariano, ma noi per esempio da Policastro per arrivare alla zona del Saprese, il Golfo di Pura, per arrivare a Salerno viviamo 150 km, cioè si risparmia energia, sicurezza, tutto. Il problema è che i napoletani devono capire che il potere non lo possono ottenere più da soli. Questo è, qui, il problema non è perché non si può risolvere, perché da un lato ci impongono nei comuni di controllare, e quindi noi siamo capaci a controllare, però non possiamo rilasciarlo, cioè non funziona. Quindi io sono convinto, certo, perché ci credo nella vita quando decido una cosa, perché poi ho parlato pure con, sto convincendo anche quello della minoranza, chi conosce qualche onorevole regionale è importante, perché molti non conoscono questa problematica e se ne escono, no, ma quello vuole far fare casa, ma che c'è? C'è un professionista, c'è un progettista, c'è un collaboratore, c'è uno sottotitolo, la responsabilità è di chi progetta, ma chi devono controllare? E voi avete la fortuna, forse Avellino, con Ariano, oppure Salerno, di avere un ingegnere, ma se non sbaglio veramente non so chi è, forse è un sociologo, cioè siamo veramente ridicolo.
io litigo, guarda, ma posso chiamare io? E lui disse, paradossalmente, io sono in maggioranza, chiamo il genocidio e faccio il torno, ma io non voglio fare la politica il torno, non posso chiamare il genocidio e rilascia la pratica, spesso mi deve riscontrare con persone inqualificate tecnicamente, non capiscono niente, perché proprio pure le indagini diagnostiche e geologiche dipende. Non è una questione di grandezza dell'immobile, che dipende dove è ubicato, dalla particolarità, non si può generalizzare, però questo sta diventando un costo aggiuntivo ai cittadini che in un momento di crisi non spenderanno più niente, perché per una piccola casa devono fare i sondaggi, spendono 3-4 mila e diventa una mafia. Quindi significa la gente, il problema non è il piano casa, è vedere se gente ha i soldi per spendere, ma se prima di iniziare il lavoro deve spendere 30.000, 40.000, ma non spende più niente, quindi per noi qual è? Quindi la condivido in pieno, condivido che noi le linee guida che dobbiamo, io già l'ho scritto con due amministrativiste, insieme al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Armando Zambrano, forse conoscete la provincia di Salerno, proprio perché se lo scrivo da solo può sembrare che è una demagogia politica. Quindi l'abbiamo scritto in modo puntuale, perché l'assessore, e sarà uno sconto, a me dispiace perché sarà uno sconto, e spero pure che, ho capito che bisogna sensibilizzare, vi dico ancora di più, stamattina prima di venire qua con l'assessore abbiamo dovuto rinviare una proposta di legge mia per quanto riguarda l'ultimo condono, perché la legge 10 del 2004 della Regione Campania, per esempio, non prevedo le aree sottoposte a vincolo, pure chi ha pagato l'oblazione e gli oneri del concessore non può avere il condono. Lo spirito della legge nazionale, come nelle altre regioni, dice che dove c'è l'identificabilità assoluta, questo bene, ma dove c'è l'identificabilità relativa si può rilasciare. Ho presentato la modifica, cosa ha fatto la struttura urbanistica? Ha trovato dei consulenti, diciamo consulenti, però che ha fatto? È come uno dice, tu è come un... tu dici a uno trova la soluzione per bocciare il progetto, no, allora che hanno fatto? Hanno delegato tre grandi esperti che poi mi vado a scontrare, no? A trovare la soluzione per bocciare quella legge. La legge tra Parenze, la fortuna qual è adesso che l'approveranno? Perché questa legge soprattutto giova i napoletani, e quindi mo tutti in linea, i napoletani e consiglieri regionali stanno sposando, devi capire pure come, però non è possibile per noi delle province al di fuori di Napoli e Caserta fare questo per ottenere la cosa giusta. Io penso che dobbiamo lottare e ottenere il possibile, ma penso la strada maestra, vogliamo il futuro e di fare la nostra regione. Grazie. C'è materiale per molti convegni, uno lo faremo sulla regione dei due principati, un'altra sul principio di sussidiarietà applicato, la prima, un'altra sul principio di sussidiarietà. Indubbiamente, però insomma in Campania è logico che qualche cautela in più a volte può giovare sul genio civile, la localizzazione. Noi come anche a Policastro non abbiamo, però insomma in altre aree, infatti abbiamo stoppato. Comunque avremo, come avete notato, un pungolo interno alla maggioranza. 12 assessori, come ci sono i nomi, consulenze, tutto nome, prendono i soldi loro e fanno che sapere. Va bene, allora il prossimo convegno è il momento di tutti.